cui parliamo, perché ne parleremo insieme oggi, ciò di cui parliamo è un qualcosa di reale, è un qualcosa che si può davvero fare ed è un qualcosa che cambia la vita delle persone. Io l'ho visto in questi anni durante i quali ho fatto questo lavoro, prima seduto lì dove siete voi oggi, poi da questa parte, ho visto come questo lavoro sulla presenza e sull'apertura del cuore può cambiare la vita alle persone. Il magnetismo è un'energia, potremmo chiamarla così, un campo di forza che si trova intorno alle persone, intorno a tutti quanti voi e che coinvolge, irradia verso coloro che avete intorno. Quindi il vostro magnetismo, ciò che voi producete, e ognuno di voi produce un suo magnetismo, irradia nell'ambiente circostante, coinvolgendo sia le persone che ha intorno, cioè che vivono con lui quotidianamente, sia le persone che incontra sull'autobus, le persone che incontra alle poste, alla stazione e così via. Perché è importante avere in salute questo campo che circonda l'individuo? Perché oltre a fare un lavoro per voi stessi, fate un lavoro per quelli che vi circondano. Cominciate ad avere un senso di responsabilità. Si diventa maghi e si diventa magnetici interiormente lavorando all'interno. Più lavorate all'interno, più diventate magnetici e siete in grado di irradiare questa forza all'esterno di voi. Per cui anche solo una stretta di mano poteva essere e può essere anche oggi in qualche modo terapeutica, perché comunque passate questo magnetismo anche solo attraverso una stretta di mano. Poi non dovete intendere il lavoro su di sé come on off, cioè fino ad oggi ero spento, da oggi ore 10:40 di una certa data, di un certo mese, sono sveglio. Non è così, è un processo, è un processo. E dovete cominciare ad amare questo processo, cioè dovete cominciare ad amare il fatto di tentare di essere presenti e di provare emozioni superiori, di vedere la bellezza nella vita giorno per giorno. Non sperare un giorno di svegliarvi ed essere improvvisamente immersi nella bellezza del mondo.